tempo addosso a una Sì, ragazza addosso, è addosso. ovvio che Sì. si stanca, no? Io credo che sia così. Perché non me ne sono accorto prima, eh? Sarei cambiato. Io sono bravo a cambiare. Devo tranquillizzarmi. Sì. Non mi deve importare niente. Niente. Non mi importa niente. Non mi importa più di niente. No. Certo che sta peggio di me, Mi hai perdonata? perché? Perché anch'io a volte sono un pochino pesante con te, anche se Clara mi ha detto certe cose. Io so che posso fidarmi, sei incapace di mentire, no? Martin! Eserci compagna che ti cerca, eccola! Ciao, Martin. Bella! Lei è Maria del Carmen? Lei è bella, la brutta? Olè, olè, chicos! Bravi! Ora i ballerini si fanno una bella doccia perché hanno sudato tanto. No. Thomas era con noi e poi è sparito. Olè! È sparito perché non si vuole lavare, Thomas! Flor, mi aiuti a Sì. studiare? Ora non posso perché ho una cena da Sofia. Ah, Però facciamo una cosa, magari domani mattina presto ti do una mano. sì. Sì, fai pure le tue cose e litiga con Federico, che per me è lo stesso. Perché dici questo? Perché è così, Flor? O Lasciami litighi con stare, lui o stai dietro ad mamma! Ariel? Ti sei dimenticata di noi? No, Sì. no, Sulla questo doccia. non è vero. Perché mi parli così, Non Roberta? preoccuparti, Sì. mi asciughi i capelli. Sì, Andiamo. arrivo. Sbaglio o mi ha snobbato? Sì, un po', però le passerà, lo sai come sono i bambini. È vero? Hai litigato ancora con Con Federico? quella testa dura, non parlarne, non voglio ascoltare. Beh, la signora Domenech non esagerava. Davvero queste pagelle sembrano come un film dell'orrore. Non mi preoccuperei, sono Non ragazzi, è esagero. normale. Non esagero. Sono ragazzi e può succedere, ma lei non lo può fare. Lei chi? Mattias, lei, la bambinaia, la... Ma che sto dicendo? Cos'è? La persona che pago e che mi ruba i soldi, perché in realtà non fa altro che ingannarmi. Ma il gioco è terminato, è finito. Io non sono un pagliaccio. La gente non può ridermi in A me faccia. sembra che stai esagerando, Non sto Federico. esagerando. Dovevi sentire come parlava con quella... quell'aria di superiorità che ha, con quella spocchia, con quella... Parla a raffica quando è arrabbiato, invece quando è tranquillo, lo sai, non gli togli neanche una parola dalla bocca. Tu sei arrabbiata, Non Flor. sono arrabbiata, sono molto felice di essermi finalmente tolta ai paraocchi. E finalmente ha gettato la maschera che indossa. Quella maschera che fa pensare alla gente che è tanto buona. E pensa di essere nel giusto, ma la sai una cosa, basta, basta, lui è stata un'illusione e niente di più. Sai cosa? Ti parlo da amico. Da ora in poi, Florenzia non è nient'altro che mia cognata. Solamente questo. Federico è mio cognato. Tutto qui. Fuori di Non qui, mi figliastro! fidarsi, non mi Me tocchi! unto! Non mi tocchi! Don't touch me! Vai, don't touch me! Vai via! Fuori! Don't touch me! Non agitarmi davanti a questo sederone di gomma! Forza, Sì, stai calma! Carmen, non Non mi ti voglio qui! spinga! Non mi spingo, perderò la pazienza, Suocerina! suocerina! Non sono tua suocera! Non chiamarmi suocerina! La pazienza la sto perdendo io! Fuori di qua! Andiamo! Per caso non si rende conto ancora? Risponda, non si rende Di che conto cosa? che Di che la cosa? ruota sta girando, che la tengo in pugno? È finita la pacchia! La pacchia! Non farmi ridere, per l'amor del Non la cielo! faccio ridere, però non mi faccia arrabbiare, se no io prendo e... Federico, io so un sacco di cose su queste... Basta, mamma. Basta tu! Basta! Non ti intromettere, Delfina, mi occuperò io di questo immondo verme. Ascolta una cosa, o tu te ne vai, esci dalle nostre vite o ti mando in galera, chiaro? In galera, allora già che devo passare la mia vita dietro le sbarre, Federico, devo raccontarti una cosa! Basta, mamma, Federico, lasciali, mi passo basta, su! Federico! Ascolta, Lorenzo, se tu mi fai arrabbiare, io posso essere molto dura! Signore, devo parlare con lei. Sì, di cosa? Devo raccontarle quello che succede in questa casa. No! Non dargli retta, non Lasciami ascoltare. Le cose stare. non Basta. stanno proprio così. Anzi, Basta. se potessimo parlarne da soli nel tuo Per ufficio, favore, non sarebbe molto preoccuparsi. meglio. Per favore, calmati. Il signore deve parlarmi. Che succede? Che deve dirmi? La verità. La verità è che i tubi sono andati, sono rotti, 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 più che rotti non si può. Io ho fatto una riparazione provvisoria, ma non va bene. Ah, Insomma, sarà bene. poco economico, ecco.
perché dovrò aggiustare tutto, ma dipende da lei, eh. No, va bene, non c'è problema. Mi dica... qui sarà un'ecatombe, chiaro, no? Ha ragione, faccia pure, le faccio un assegno. Va bene, quanto posso chiedere? Ci mancava solo questo, il pidocchioso spenna Federico per conto suo. Vedevo, senta, non si preoccupi, faccia il suo lavoro tranquillamente. Quando ha finito tutto, con calma, mi dice quant'è e la pago. Beh... scusate, perché non volevate che me lo dicesse? Beh, perché... perché tu hai già moltissimi problemi a casa, Federico. Non vale la pena arrabbiarsi anche per queste cose. L'avrebbe scoperto prima o poi, perché in questa casa qua un sacco di cose non funzionano. Vero, signora? Signorina. È la mia opinione, un'opinione. Stavamo parlando così, è un'opinione. No, no, va bene, non c'è problema. Che voce prende questo? Ha ragione la signora e la signorina, perché le donne pensano sempre ai soldi ed è giusto. Quando si economizza troppo, alla lunga si paga. Poi si paga, vero, sono signora? Sono d'accordo con lei. Detto questo, io vi saluto. Ecco, la chiamo appena è pronto il preventivo e il resto, eh? Ci vediamo, capo. Signora. Sarà un alla piacere prossima, di me, signora. A presto. Come fatto? Bene, grazie mille, ci vediamo. La chiamo io, capo, eh? Grazie di tutto, arrivederci. Martin, mi hai mentito, mi hai detto che era orribile, guardala! È perché ti ho vista così, così nervosa, Paz, capisci? Mi eri troppo gelosa, poi ti ho detto che era brutta, ma se è carina, che cosa ci posso fare io? Bravo, ammetti pure che è carina, ci mancava soltanto questo! Oh. Paz, siamo amici, sono qui per le fotocopie, nient'altro! Certo, certo, è per questo che sei vestita in questo modo, no? Visto, ti piace? Eppure stupida. Sì. Mi hai mentito, non me lo sarei mai aspettato da te. No, 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 Paz, non è come pensi, no! Ehi, dicevi a me, stupida! Roberta ha già finito di farsi la doccia, quindi credo che sia il suo turno, signore. Cominciamo levando il suo maglioncino. No, mi lavo quando lo decido io, hai capito? Che succede? Perché mi stai parlando così? Ramiro, Ramiro, c'è un concorso su internet, è troppo Thomas, forte, aspetta, vieni a vederlo! Sì, grazie! Sì, grazie! Sembrami bellissimo! Ramiro! E ora come lo infilo in vasca? Mi permetti, possiamo parlare? Che c'è? No, no, perché Ramiro... Ramiro adesso sta con Thomas e non tornerà finché non lo dico io. Ah, hai mandato tu Thomas a chiamare Ramiro? Tu hai fatto non questo? Non avevo scelta, Meli. Tuo figlio non si allontana da te neanche con le bombe. Guarda, Franco, ti ho già detto che non voglio sapere nulla di te, va bene? Ti prego, lasciami in pace, puoi farlo? Io e te metteremo le cose in chiaro adesso, aia! Lorenzo, ma che stai facendo? Non puoi metterti ad ascoltare le mie conversazioni, mi stai spiando! Non ti sto spiando, ti controllo e basta. Io non mi fido di te e voglio sapere i movimenti della casa. Fammi spiegare perché l'ho fatto almeno. Vieni, siediti, Maria del Carmen, mettiti comoda. Spero di non pentirmi dopo la cena di stasera. Basta, basta, perché mi torturi? Chi credi di essere per fare tutto questo? Finiscila! Ma io non ti sto torturando, è divertente, sai... Tu oggi sei stata gelosa di tua sorella, vero? Questo vuol dire che sei ancora innamorata di me. Dimmelo. Niente affatto. Tell me now. Please tell me now. No, no, non te lo dico. Mi sembra che noi adesso ci stiamo riavvicinando un po' troppo e questo non va bene affatto. Noi siamo fatti l'uno per l'altra. Perché non mi dici che cosa nascondi? Lasciami. E perché dovrei? Non nascondo niente. E perché starti dietro non mi conviene? Franco, per favore, la mia unica priorità adesso è Ramiro che sta in quella camera. Ti prego, lasciami andare. Io non sono pazzo, non ti chiederei di metterlo da parte. Però fra noi c'è qualcosa, giusto? Senti, se tiri fuori ancora questa cosa, io me ne vado subito da questa casa, intesi? Mamma! Dove vai? Non ti ho ancora fatto vedere i piedi. Ma che succede? Ma che succede? Pensi che sei una stupida? Dai! Che dici? Vieni! Lasciami! Fermo! Aspetta, vieni qua, Meli! Come ti è scappato? Ma io ho fatto del mio meglio, Fran! Entrate pure, scusate, ma ho ancora il grembiule. Ah, carina la tavola! Bene. Come stai, Bata? Voi come due stai? Già riconoscete. Meno male che sei riuscita a venire, vedi? Sofia ci teneva tanto a fare una cena intima fra voi, sorelle. E senti, non ho fatto in tempo a dirti che arriverà anche... Sorpresa! L'altra sorella, l'altro cognato. Cosa ci fai qua, Delfina? È quello che stavo spiegandoti, l'ho invitata io, ho fatto male?
Sì, sicuramente, però c'è gente che ficca il naso dove non dovrebbe e quindi... Non sentite uno strano ronzio come un moscone che sta parlando? Sì, come... che fa? Molesto, non saprei Vabbè, dire. Vabbè, non gli diamo importanza. Oh, sorelle, sono così contenta che siamo insieme. Le tre sorelle con i due moschettieri e il moscone. Godiamoci la cena. Sì, ha ragione, forza, godiamoci la cena.